Telespettatori, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con la mia trasmissione, la vostra trasmissione A Tavola con Televrazze. Per quest'oggi vi voglio presentare una ricetta un po' inedita. Non è da tutti i giorni perché presumo che il mercato del pesce, tuntum, parliamo di pesce, esista, non si possano acquistare questi prodotti qua. Siamo qua all'interno della casa di Carlo Creziato, del nostro amico ingegnere, musicista, riparatore Genius, che ci presenta una nuova ricetta. Ti invito qua a raggiungermi. Salutiamo i nostri Buongiorno telespettatori, a tutti, buongiorno. buongiorno a tutti. Oggi facciamo una ricetta un po' particolare. Dovrebbe essere una ricetta estiva, però noi l'abbiamo adattata anche in questo periodo, va bene lo stesso. Come dicevi prima tu, si possono trovare questi molluschi. Useremo dei molluschi che sono della famiglia dei gasteropodi, quindi sono praticamente i murici. I murici, sono diffusi in tutta Italia, su tutte le coste italiane. E hanno forme differenti. Qui in Liguria si chiamano scugui perché preferibilmente crescono e vivono sugli scogli. C'è un altro tipo che si trova anche qua in Liguria, che resta impigliato nelle reti, che è differente. Cioè, È isolato da sembra, una isolato da una parte, parte, sembra che abbia delle piccole delle punte, piccole punte. e a difesa servono, Sì. perché essendo sulla Esatto, sulla sabbia sabbia, qualche mentre gli predatore altri può nascono proprio mangiare. sulla. Principalmente su bassi fondali, non bassi Sì. molto alti, e prediligono le acque calde, quindi dove ci sono sui bordi delle uscite dei fiumi, dove ci sono correnti calde Bene. normalmente. Ecco, i murici una volta venivano anche usati, e si useranno forse ancora oggi, dai tarantini per. E questa è una cosa che. Una chicca che vi dico, che si usavano per il colore della porpora. Veniva estratto il colore della porpora per tingere le sete, le lane e Ah, queste cose. buono. Ed è una cosa che è nata a Taranto, si è diffusa poi nel veneziano, perché sappiamo che i veneziani facevano largo commercio di sete, queste cose qua Certo, vanno di moda. certo, Bene, questa ricetta è un sugo abbastanza semplice, certo. è Che una poi ricetta. si può andare a condire con questo sugo parecchi Sì, tipi di pasta pasta, lunga, una pasta preferibilmente, lunga. o bavette oppure spaghettini del 3, come misura più o meno. Ok. Si possono utilizzare anche per un antipasto, cioè lasciandoli così come sono quando poi si puliscono, e si condiscono con limone, olio, sale e pepe, e si possono usare come un antipasto. Un antipastino di mare, o Un magari prima antipastino di associato al mare, sì. polpo o altri. Esatto, sì. Niente, va boh, allora andiamo in cucina. Due, tre, andiamo. Ci vediamo in cucina. Ciao. Giunti in cucina, la telecamera riprende i nostri murici e allontanandosi un po' vediamo che la tavola è imbandita, pronta per la preparazione della nostra ricetta odierna. Dai Carlo! Allora, questo è un sugo, è un piatto che si trova in tutta Italia praticamente, perché ogni regione che è bagnata dal mare ovviamente ha questi molluschi che sono più della famiglia dei gasteropodi, perché sono, come potete vedere, sono lumache. Lumache di mare, il vero nome in italiano è murici, però diciamo. In dialetto ligure si chiamano scugui e differenziano un po' dagli altri, un altro tipo, ce ne sono varie specie che hanno le punte e sono chiamati cornetti, ma sono diversi da questi, sono un altro tipo. Comunque in ogni regione c'è un tipo diverso, anche in Sardegna. E il piatto è tipico tarantino, perché i tarantini utilizzavano queste conchiglie per produrre la porpora che serviva poi per tingere i tessuti. Vediamo la tavola imbandita che partendo da destra verso sinistra abbiamo del sale grosso da Sale cucina, grosso, sale sale fino, fino, poi mezzo bicchiere vediamo di mezzo vino, bicchiere di vino, olio di olio, oliva, oliva, circa 800 grammi di salsa di pomodoro, sì, 2 spicchi d'aglio grossi, un peperoncino, prezzemolo. ok, allora passiamo
alla preparazione di questa ricetta. Ricordiamo che i nostri murici sono circa 2 kg, 2 kg serve per fare un sugo per 4 persone, giusto Carlo? Sì, sì. Adesso vengono messi all'interno di questa pentola per poi fare l'aggiunta d'acqua e mettere a bollire. Adesso vedo che aggiungi del sale grosso da cucina all'interno dei nostri murici, più o meno di circa? Ma un cucchiaio da cucina normale. Ok. Poi andiamo ad aggiungere dell'acqua fredda all'interno della nostra pentola. Coperti, dobbiamo coprirli, eh? Ecco. Sì, sono tutti ben coperti, mi cerchi lasciato più di un centimetro d'acqua sì, in copertura. Sì, sì, esatto. Come potete vedere il fuoco è abbastanza vivo, perché dovranno essere portati in ebollizione, giusto? In ebollizione, sì. E poi fatti bollire per 5-10 minuti, non di più, dopo che abbiamo raggiunto l'ebollizione. Ok. Adesso andiamo a pulire minuziosamente il nostro prezzemolo. Lasciamo pure qualche gambo, eh? Non preoccupiamoci troppo. Il nostro mazzetto di prezzemolo è stato pulito, adesso andiamo a lavarlo sotto acqua rigorosamente fredda, giusto? Sì, corrente. Mentre il prezzemolo è lì a sgocciolare bene, passiamo alla preparazione dell'aglio. Tagliato abbastanza grossolanamente? Sì, sì, no, adesso lo faccio, togliamo l'anima, perché l'anima. Adesso prendiamo la padella, una bella pentola antiaderente, versiamo all'interno il nostro aglio tritato, facciamo l'aggiunta del peperoncino, aprendolo, ovviamente. Sì. Basta uno perché non deve essere troppo piccante. E adesso andiamo a tritare il nostro prezzemolo. Il nostro prezzemolo è stato tritato molto finemente e viene aggiunto all'altro composto all'interno della padella. I nostri murici sono in ebollizione e si vede che c'è questa schiumetta dello scarto, giusto? Sì. Che viene scremato. Sì, sì, adesso lo togliamo, anche se si può lasciare, però fanno un pessimo odore, però no. Allora abbiamo scremato, che era da pochi minuti e che erano andati in ebollizione, adesso li teniamo sempre in ebollizione per circa 10 minuti, un quarto d'ora.
e poi verranno scolati. Eccoci nuovamente qua, i nostri 10 minuti, quarto d'ora circa sono trascorsi, spegniamo la fiamma e andiamo a scolarli, giusto Carlo? Sì, li scoliamo. Raffreddiamo un po', eh? Siamo pronti per effettuare il passaggio successivo, che adesso con un forchettino andiamo. Io uso una forchettina da, ecco, una parte rimane all'interno, quindi questa qui bisogna lasciarla, bisogna lasciarla perché non serve. Poi si toglie la parte anteriore così. La parte anteriore è quella che è in protezione alla conchiglia, esatto, all'animale, esatto. Giusto? Si toglie anche quelle che sarebbero l'interiora, quelle che, esatto, danno anche il gustaccio. Esatto, è un po' lungo questo lavoro qua, però insomma, via. Poi il risultato della ricetta è squisito. Sì, senz'altro. Qui è una forchettina da aperitivi. Si può usare anche uno stuzzicadenti, purché sia di bambù che non si rompa. Vedete qua, io lascio tutto quello che non serve dentro, tanto queste qui vanno buttate. Terminata l'operazione, andiamo a sistemarli all'interno di un colino, no? Sì. Così poi li passi sotto l'acqua fredda e... No, tiepida. Tiepida. Sotto l'acqua tiepida. Per un lavaggio successivo? Sì, perché si rimane una settimana attaccata un po' di... Adesso dobbiamo tritarli, giusto? Sì, tritarli. Ci vuole un po' di pazienza perché scappano, scivolano. Questo qua è il risultato dei nostri murici passati sul tagliere a mezzaluna. Vedete, non troppo finemente, così almeno si sentono sotto i denti, che consigliamo vivamente di farlo. E questo è il risultato. Mettiamo un fondo d'olio nella padella, perché andiamo a preparare il nostro soffritto. Circa 4-5 cucchiai dovrebbero essere, più o meno, Sì, è un... andiamo a fare un discreto fondello di qualche millimetro per il nostro soffritto. Accendiamo e via. Abbiamo acceso un fuoco abbastanza vivace per far sì che il nostro olio vada a temperatura e riesca a cuocere i condimenti all'interno. Ricordiamoci dell'aglio, del prezzemolo, peperoncino. È un piccolo peperoncino che viene suddiviso in più parti per lasciare la fragranza. Dopo
dopo qualche minuto ha iniziato a soffriggere. Adesso cosa bisogna fare? Fare inghiottire l'aglio, giusto Carlo? Fare inghiottire l'aglio, ma senza esagerare per non bruciarlo. Dopo che l'aglio si è imbiondito, abbassiamo leggermente la fiamma per far sì che non si bruci e andiamo ad aggiungere i nostri murici all'interno della nostra padella antiaderente. Cosa dici, lo facciamo andare ancora un po', Carlo? Sì. Perché i murici poi si assorbono un po' l'olio, sembra strano ma è così, infatti si sta asciugando, vedi? Allora ne aggiungiamo un filo proprio. Abbiamo aggiunto un filo d'olio perché si asciuga piano piano, i murici lo assorbono un po'. Ecco. Vedo che in mano hai mezzo bicchiere di vino bianco, rigorosamente secco, giusto Carlo? Esatto, sì. Adesso andiamo a versarlo all'interno del nostro composto e andiamo a sfumare tutto. Vedi come ha preso il colore del prezzemolo? Sì. Adesso lo lasciamo sfumare un po'. Alziamo un po' la fiamma. Per aiutare a sfumare il nostro vino bianco. Sì, ma anche se ce ne rimane un po' non succede niente. Aggiungiamo la cuoca di pomodoro. Ricordiamo che ce ne metti quasi 8 litri. E andiamo a mesciare il nostro composto. Sì, perché poi man mano che il pomodoro cuoce ovviamente si mescola da solo, però tanto una mescolata generale, vedi quanto ne è uscito di sugo, ma i murici quando poi li triti in questo modo qua rendono molto di più. Allora, operazione successiva cosa facciamo? Lo facciamo cuocere per quanto? Non c'è proprio una regola fissa, non deve cuocere tanto, ma quando l'olio, che adesso è verdino, perché ha preso il colore del prezzemolo, diventa colore del pomodoro, allora è cotto. Sempre fiamma? Adesso bassa, poi col coperchio lo alziamo un pochettino. Ok, buona cottura. Adesso facciamo così, aggiungiamo un po' di sale prima. All'incirca un cucchiaino? Ma sì, più o meno, perché ricordiamoci che i murici sono abbastanza dolci, quindi un po' di sale ci vuole, poi lo possiamo correggere sempre quasi alla fine, assaggiandolo. Lo rimescoliamo un attimo ancora. Ecco, adesso lo chiudiamo e alziamo un po' la fiamma. Ecco qua, vedete? Vedete che ha preso il colore del pomodoro, l'olio. Lo giriamo ancora un attimo, passiamo la fiamma. E
E quest'oggi ve la possiamo proporre con degli spaghetti. Li abbiamo appena scolati, adesso li amalgamiamo bene con dentro il nostro sugo. Lo facciamo andare ancora un po' sulla pentola, sul fuoco. E buon appetito. Allora, vi è piaciuta la ricetta? È una ricetta non troppo impegnativa. Impegnativa forse dal senso per pulire questi mollusi qua. Sì, è un po' difficoltoso. Poi lasciano, quando si cuociono, lasciano un po' di odore. Bene aerare, bene locale, perché... Sì, in effetti, anche se sono raffreddato, si sente. Niente, allora, provate a casa. È un'ottima ricetta, avete visto come si fa, è abbastanza veloce. Aggiungo che questi morici si possono trovare in pescheria qualche volta, non il tipo che abbiamo usato quest'oggi, ma il tipo proprio quello con le punte. Sì, quello con le punte sì, l'ho già visto. Perché rimane pigliato, rimane pigliato. Ma noi abbiamo deciso proprio di usare questa tipologia, di questa famiglia di morici, perché mi sembra che siano 50 specie. Sono 50 specie circa. All'incirca, sì. Guardando una breve ricerca su internet, sono 50 o più o meno. Si cambia la forma della conchiglia, ma in realtà l'animale dentro è lo stesso. Intanto quello con le punte è uguale identico come gusto a quello nostro che avete visto poc'anzi, senza punte. Esatto, lo stesso dell'Adriatico, lo stesso che c'è in Puglia, hanno tutti lo stesso gusto. Bene, benissimo. Niente, provarla a casa, vedete se riuscite a ottenere la stessa ricetta, ma presumo che con le nostre ricette che spieghiamo dall'A alla Z tutti i procedimenti riusciate a farla senza nessun problema. Più che altro provate il gusto, è un gusto un po' particolare, non è da tutti i palati, però l'importante è provarci, non costa più di tanto. Anche sulle nostre coste qua a Varazze, se andate all'estuario del fiume, del nostro fiume Tero, o se no dietro la diga foranea del porto, ci sono anche sulle dighe foranee, sì, sulle schiene d'asino, che sulle schiene d'asino che hanno fatto sul litorale dal molo del Tero fino al molo di Santa Caterina. Io presumo che lì li troviamo, sì, sono stati pescati lì, no? Sì, il fondale è circa 3 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri, non è di più. Beh, non è quindi neanche una discesa infinita. Facilmente raggiungibile, sì, facilmente raggiungibile il fondo, quindi non crea problemi. Niente. Allora, grazie, saluto tutti, grazie di essere sempre sui nostri canali, un abbraccio, buon appetito. Buon appetito. E arrivederci alla prossima ricetta. Ciao.